tutti da Marco Gaglione al posticipo di questa sesta giornata di campionato Pro League tra Wolf Team e Mochi qui a Wolf Team Stadium. C'è una grande atmosfera in quanto Wolf Team, se dovesse vincere, arriverebbe secondo insieme a Drama Stars a soli 2 punti dal Nanna, che è ancora il primato in classifica a 13 punti. Beh, ovviamente sarà una partita molto attesa, guardate molti anziani qui allo stadio perché non ritrovavano una squadra come Wolf Team in questa grande condizione. Dall'altra parte Mochi a 7 punti, ancora imbattuti, attenzione, quindi sarà una bella partita. Si può dunque iniziare, certamente una partita, come detto, una forse non la più attesa della sesta giornata, in quanto entrambe le squadre potrebbero arrivare a un punteggio incredibile. Attenzione, subito Wolf Team, perfetto, la mano al destro sul fondo, subito il trio dell'attacco di casa ci prova, ma io penso che Wolf Team questa partita la possa vincere, anche se non c'è, vero, sono imbattuti, però la possono vincere ovviamente. Qui Bartolomeo Mondo ha tentato un tiro, però palla sull'esterno della rete, controllata da Plastica, ma sicuramente ci sono tutte le condizioni per i Mochi per far bene, però insomma sarà una partita molto difficile perché Wolf Team gioca in casa. Wolf Team ha 8 punti, sale a 11 punti. Terzo subito, quel destro ribattuto, arriva Egofib. Stiamo dicendo, tutte le condizioni, e sarà una partita secondo me incredibile questa. Cioè tutte le condizioni per esserlo, insomma. Non c'è un problema per sto qua, sempre liberissimo. Sto qua, attenzione, vediamo se la mette in mezzo. Niente a fare. Questo non è sto qua, ha sbagliato il Ganese, no? Mentre ricordiamo, certamente un giocatore importante, secondo me, da Damaro. Questo attacco a 3 ultimo quest'anno sta facendo veramente faville. Peccato per la sconfitta contro il Dynamite, perché li ha un po' fermati, un po' bloccati, no? Però io penso che questa squadra abbia grandi doti. Penso che veramente possa raggiungere un ottimo risultato. Non dico il primato, perché mi sembra un po' troppo. Attenzione qui! Intervento, rischia il rosso qua, attenzione, no, neanche il cartellino giallo, qua il giallo era netto, cioè arbitro topo, Zingingio, scusate, andò, attenzione, a battere Agofib, bel miracolo, come nella scorsa partita, che parata qui di Agofib, con la mano di richiamo, incredibile, grande risposta, palla in mezzo, attenzione, sul fondo, Clitax, i Mochi mettono da una 20 paura. Eh sì, qui Wolf Team in difesa non è che stia giocando molto bene. Tostov gira per non romper capo. Oddio. Bartolomeo Mondo, attrapato, attenzione, Clitax ne va, Clitax sempre lo svedese, Clitax, attenzione, viene qui con la Clitax, poco lavoroso, che azione qui nello svedese, incredibile. Ma i giocatori di Wolf Team fanno letteralmente fatica a trattenere il trio d'attacco delle meraviglie, secondo il Tullio De Marcio, il presidente dei Mochi. Il può essere soddisfatto, però è vero, molto sfortunato adesso Mochi. Clitax recupera, che partita dello svedese, pallina se ne va qui, attenzione qui, pallina, ancora pallina, ancora pallina, ancora pallina, se ne va, pallina, un gol stratosferico al suo, mamma mia ragazzi, che gol di pallina, cosa ha fatto qua, cioè si è smarcati in due e poi ha lasciato partire un destro incredibile, che giocatore qui il Ganese, mamma mia ragazzi. Scusate, il sudafricano, che giocatore, vedete qui, se ne va, guardate in mezzo a due qua, mamma mia ragazzi, che giocata di pallina, un gol strepitoso questo è un gol che dimostra come veramente questo sia il trio delle meraviglie, incredibile, un grandissimo gol da parte di pallina, 1-0 per i Mochi.
che ha il suo terzo gol in campionato. Tre Wolf Team adesso tenterà un tutto per tutto. Certamente 1-0 adesso è pesantissimo, anche perché John in casa. Ancora pallina, attenzione qui. Pallina, attenzione, la mette in mezzo. Il cross basso, è cavato sul fondo, ma sempre liberissimi. Non ce la fanno i tre della difesa del Wolf Team. Anzi, scusate, i quattro. Oddio Arturo, perché ha paura, li vedo un po' troppo distratti secondo me. Certamente un grandissimo gol di Pagliano, ancora qui Milax, non passa stavolta. Stavolta ha dovuto intervenire qui, se non sbaglio, Ramo. Lancio qua, vuoto nettamente, Ciuvolo. Attenzione che Milax è sempre molto libero. Sto qua, attenzione. Non filtra il pallone, Milax. Vado, se ne va su arco, no, niente a fare, poi ritorno sul pallone con grande vigore. Vogliamo al formato di tacco per Paolo Maglio, che gira ma sbaglia secondo me. Infatti palla regala qui, pallina, attenzione, sempre a lui, grande pallone per Ciuffolo, grande palla per Klidax destro Agopib, che parata ancora. Sì, qua la difesa non ci sta capendo più nulla. I mochi stanno strameritando, Rivediamo il destro, la posizione è impossibile. Però forse la palla sarebbe venuta anche fuori, Anzi, non l'ha presa Agopib. E qui forse l'arbitro ha sbagliato nettamente, perché se non l'aveva presa, Klidax. Attenzione alla sua agilità, Klidax se ne va. Tostrop non ce la fa oggi, Allora qui la palla, attenzione, è solo palla per pallina, non ci arriva. Peccato per i Mucci, che stanno mostrando molto bene da Damaro. Golovska deve salire anche lui adesso. Partiamo da mondo. Gira per non romper capo. Sto qua. Pallone qua. Ma grande interferenza la sua. La palla qui gioca a caso. Se non stanno giocando molto male. Voleva la formata, ma va a recuperare. Attenzione, buon pallone. Non romper capo, attenzione. Può salire adesso lui. Il cross in mezzo, ribattuto da Cariola. Brutto intervento qui del mediano De Mochi. Penso primo cartellino giallo della partita. Sì, eccolo qui per Cariola. Vogliamo il formato, può battere, palla in mezzo, non ci arriva Paolo Maglio. Attenzione qua contro piede, Ramano gira benissimo, attenzione, sono 2 contro 2. Klidax, attenzione, se ne va. Pallone qui per Tostov, torna su di lui e poi di tacco per non romper capo. Qua il capitano veramente ha salvato un gol, però ancora la palla tra i piedi dei Mucci. Andovar, pallone ribattuto, fallo laterale per la squadra che gioca in trasferta oggi, di Gugli Antonioli. Una squadra che potrebbe arrivare a 10 punti, potrebbe infastidire il Dragon Stars. Veramente questi Mucci imbattuti ancora. Klidax, attenzione lì a spazio, palla per la parte, attenzione si gira, niente a fare, però già sta sulla, il destro, palla alta. Pietro tempo, secondo il direttore di gara Zeggigio, i Mochi al momento sono a 10 punti, mentre Wolf Team rimangono a 8 punti.